Ciao, ed eccoci qui per la recensione di una palette di Morphe. Ho acquistato la mia prima palette di Morphe sul sito di Douglas. Ho preso la 35M e vi devo dire che ho visto sul sito ufficiale la 35C, che non è niente male come colorazioni, però volevo un attimo aspettare a vedere se arriva sul sito di Douglas, per il fatto di non farmi un account anche per il sito ufficiale di Morphe, per cui sto un attimo vedendo se arriva. Comunque oggi parliamo della 35M, questo sarebbe il cartonato. Poi per la prima volta mi è arrivata una palette, quindi praticamente all'interno del cartonato c'è quest'altra protezione che contiene la palette vera e propria. Allora, come palette vera e propria ha un'apertura così, non è come le classiche calamitate, per cui si apre così, bisogna un attimo entrarci con l'unghia dentro e spingere. C'è il classico foglio divisorio in plastificato con i nomi degli ombretti, e questi sarebbero gli ombretti di questa palette, e questa sarebbe anche tutta la palette. Manca uno specchio, che un po' mi dispiace, ma comunque per 27 euro e qualcosa in centesimi ci sono 35 ombretti, e queste sarebbero le colorazioni di questa 35M. Come vedete sono colorazioni autunnali, ci sono dei verdognoli qui che danno verso il giallo, per cui le classiche colorazioni autunnali, ci sono delle colorazioni nude, ci sono qui dei viola, c'è questo rossastro mattone qui che rappresenta tranquillamente l'autunno. Poi ci sono dei colori veramente scuri, c'è il nero e c'è questo vinaccia, che non è niente male, quello che ho su anche adesso, che non è niente male come sostituto del classico nero per fare proprio un punto veramente scuro. Allora, queste sono le colorazioni. Come prime impressioni di questa palette, che l'ho utilizzata in queste clip, vedrete in totale, vedendo il resto del video, ci sono 7 look fatti con questa palette. Non ho usato tutti gli ombretti perché altrimenti il video diventava troppo lungo, però ho guardato in questi 7 look di cambiare sempre cialdine e di utilizzarne il più possibile, per cui ne ho utilizzate sicuramente più della metà. Allora, per quanto riguarda la sfumabilità, c'è, mi piace il fatto che si possono stratificare le colorazioni e la pigmentazione c'è, per cui è un'ottima palette. Per il mio primo acquisto di Morphe mi sono veramente soddisfatta di come lavorano questi ombretti. Di certo è che gli shimmer sono un po' sul classico, diciamo, perché ci sono certe altre ditte, non so, come Natasha Denona, Anastasia Beverly Hills, che ci hanno un po' abituato a quei duochrome, anche Nabla, per dirvi delle marche a caso, che ci hanno un po' abituato a quei duochrome, quelle sfumature, quegli ombretti shimmer che cambiano colore muovendosi, cioè ad altri shimmer. Diciamo che questi sono shimmer sul classico, però di per sé non sono anche carini da avere. E ok, allora, dopo avervi detto che sono soddisfatta di come lavora questa palette, vi lascio il resto del video in cui potete vedere 7 look con questa palette. E se vi interessa, alla fine ci sono anche le 5 foto delle 5 righe in swatch di come sono gli ombretti di questa palette. Allora, come primo colore metto questo colore, che è l'unico colore chiaro della palette, è un po' scimmerino, e lo uso nell'arcata sopraccigliare, e penso che anche le prossime clip di usare sempre questo da mettere qui nell'arcata qui. Allora, che si noti che sia scimmerino, questo sì, però non ho alternative in questa palette, e
va anche bene come colore. Per quanto riguarda la piega, su un occhio metto questo colore. È un po' scurino, però mettendone poco riesco a fare la piega anche con questo colore. Non ne aggiungo altro perché altrimenti diventa scuro, però diciamo che di base su di me sarebbe un colore da usare qui nella parte finale dell'occhio, però volevo provarlo come piega e mettendone poco riesco a fare questo lavoro su questo punto dell'occhio. Nell'altro occhio volevo fare un mix tra questo e questo, per cui prima metto questo e dopo volevo farci una passata anche con questo colore, per cui farò un mix di questi due. Sto partendo con quello più chiaro dei due e sì, diciamo che quasi non si nota che me lo sono messo. Lo riprendo su il pennello giusto per farci una seconda passata, che in questo caso sarebbe necessario anche se utilizzassi solamente questo colore. E questo sarebbe il risultato, che è molto carino. Prendo anche l'altro colore e provo a passarci sopra e si inscurisce un po' il tutto. Ma è giusto perché con questa palette non riesco a farvi vedere tutti gli ombretti in azione perché altrimenti verrebbe un video lunghissimo, per cui cerco di andare per tonalità di colore e di farvi vedere più o meno come colorano. E questa sarebbe l'altra piega. Per quanto riguarda la palpebra mobile, su un occhio questo e sull'altro occhio questo qui come punti di luminosità. Prima di tutto lo prendo con il pennello e il risultato mi sta piacendo. Prendo il colore con le dita e mi sembra che abbia scritto sia con il pennello che con le dita. Questo è l'altro scimerino, lo sto mettendo sull'altro occhio e anche questo qui con il pennello ha scritto. Lo prendo con le dita ed ecco il risultato con questi due scimerini. Manca il punto di profondità, però questi due make-up mi sembra che escano bene. In entrambi i casi volevo mettere come punto scuro questo colore qui, che mi sembra che abbia qualcosa di verdognolo al suo interno. Comunque ho scelto questo colore qui. Come prima, questa è un'unica passata e vi devo dire che ha scritto benissimo. E anche si sfumano bene. Passo anche a metterlo sull'altro occhio. E anche su quest'occhio un'unica passata e ha inscurito abbastanza. Comunque adesso ci do un piccolo passaggio in più. Riprendo il colore e proprio qui nell'angolino cerco di inscurire un po' di più. Manca il mascara, però guardando solo il risultato degli ombretti, il risultato mi sta piacendo. Come primo utilizzo di questa palette ho visto che i colori si sono sfumati molto bene e quelli che ho usato hanno tutti un'ottima scrivenza. Metto mascara rossetto e torno. E questo sarebbe il risultato con un po' di mascara messo. Vi devo dire che a me per questo periodo autunnale questi due make up mi piacciono. Ed eccomi allontanata, ho osato con un colore rosso, visto che più o meno si parla del periodo natalizio, colore rosso.
Però vi devo dire, forse per i miei gusti, un colore nude ci sta quasi meglio, perché sono anche abituata a vedermi con colori nude. Però giusto per provare e per vedere il risultato eventualmente con un rossetto più acceso, questo sarebbe il risultato. Io come prime impressioni, come primo utilizzo di questa palette, ne sono soddisfatta. Adesso tento di fare altri abbinamenti perché sicuramente non vi faccio vedere all'opera tutti gli ombretti perché sono troppi e il video diventerebbe troppo lungo. Però altre due clip, se riesco in totale di fare sui 6-7, adesso vediamo, vedo nel proseguimento del video. Quanti trucchi riesco a fare in modo che questo video duri la classica mezz'ora e non di più. Comunque, come prime impressioni, bello il risultato. Colori sfumabili, si stendono bene sia con le dita che con il pennello, per cui come prima impressione ne sono soddisfatta. Ok, chiudo questa clip e intanto studio che altri abbinamenti proporvi. Me ne stavo dimenticando, come mascara ho utilizzato il Size Up di Sephora, mentre il rossetto rosso che mi vedete è Underage Red di KVD Vegan Beauty. Questi sono i due prodotti che non vi avevo spiegato cosa avevo addosso. Ok, chiudo adesso questa clip. Ed eccoci qui per un'altra clip. Ho già messo nell'arcata sopraccigliare questo colore chiaro, che è lo stesso della clip precedente. Adesso, come piega, su un occhio volevo provare questo colore, sperando che non sia troppo scuro. Mentre su un altro occhio volevo mettere questo marroncino. Sto iniziando con quello che vi ho detto, che avevo paura che fosse troppo scuro. Ne ho preso veramente poco per paura di esagerare, però forse ne ho preso anche troppo poco. Diciamo che aggiungendo si sta formando la piega. Diciamo che pensavo peggio, avevo paura che fosse più scuro, invece mi è andata anche bene. Nell'altro occhio il classico marroncino, sperando che adesso non sia questo qui. No, dai, no, non faccio troppo scuro neanche con questo. Questa sarebbe una sola passata e anche il marroncino non è niente niente male. Qui nell'angolino qui esterno ci aggiungo un po' di colore marroncino. Per quanto riguarda i punti luminosi, allora su un occhio questo qui che è uno scimmerino, mentre sull'altro occhio questo qui che è sempre un scimmerino. Questo qui sarebbe quello più chiaro dei due che vi ho mostrato e come pennello ci siamo. Per un mio sfizio ne metto un altro po' e adesso passo con le dita. Questa sarebbe la colorazione presa con le dita. Mi sta piacendo questa sorta che ha con qualcosa di arancione bruciato. Mi piace come colorazione. E sull'altro occhio, l'altro scimmerino che è più scuro. Lo prendo anche questo con le dita. E queste sarebbero le due colorazioni. Diciamo, beh, prediligo sempre i colori più chiari, però diciamo che anche quello scuro non è accettabile. Per quanto riguarda la parte più scura da fare come punto di profondità nell'occhio, su dove ho messo lo scimmerino più chiaro volevo usare questo, mentre nell'altro occhio volevo usare questo. Iniziamo con questo.
Diciamo che per mio gusto ci aggiungo un'altra passata e vedo se diventa un po' più scuro. Ed ecco stratificato il prodotto e diciamo che ha dato qualcosa di più scuro. Ed ecco anche quest'occhio fatto. Adesso sull'altro occhio metto l'altro colore che vi avevo fatto vedere, che sarebbe più un marroncino. Questo colorino, diciamo che questo colorino qui scuretto qui all'esterno mi convince di più di questo qui. Se aggiungo un altro po' di colore qui proprio nell'angolino. Ed ecco anche queste due proposte realizzate utilizzando queste colorazioni. Metto mascara e torno. Ed ecco qui queste due proposte fatte. Vi devo dire che questo qui, no, questo qui più scuro non mi dispiace. Vedendomi adesso, pensando al periodo autunnale, questo qui quasi quasi mi piace di più di questo qui adesso che l'ho completato. Ed eccomi qui a faccia intera. Come mascara continuo ad utilizzare il Size Up di Sephora. Come rossetto ho messo il numero 62 Momster della collezione MILF di NABLA, per cui sono andata su un nude. Ed ecco con anche la visione di un rossetto questi due make-up. E anche vedendomi più da distante, vi devo dire che questo scuro continua ad avere il suo perché, me lo vedo bene addosso. Ok. Ci vediamo nella prossima clip con altre due proposte. Altra clip, altri colori, già messo l'arcata sopraccigliare con queste. Adesso volevo fare la piega su un occhio con questo colore e sull'altro occhio con questo colore. Inizio con questo. Ne prendo poco più o meno. E guardo di stare anche leggera con il pennello in modo da agevolare la sfumatura. Ed ecco una piega fatta. Prendo l'altro colore e cerco di fare il stesso lavoro perché da cialdina non sono proprio chiari chiari. Dopo aver fatto la piega, come colore sulla palpebra mobile scimerino, allora su un occhio, adesso non so se si noti perché ho problemi con la videocamera che il viola fa un po' fatica a vedersi, forse così si vedono. Ci sono 1, 2, 3, 4 viola, io volevo usare questo su un occhio, mentre sull'altro occhio mettere questo qui. Inizio con il viola. Beh, questo viola è abbastanza scuretto, rifaccio un'altra passata con il pennello. Lo prendo con le dita. E questo sarebbe uno di quei colori che si potrebbe anche fare a palpebra piena, cioè fare completamente la palpebra di questo colore. Lo prendo con il dito dopo averlo messo con il pennello la prima parte e faccio il resto dell'occhio. Adesso, come punto di profondità sull'occhio che ho messo il viola, volevo provare a mettere questo viola opaco, mentre sull'altro occhio che ho messo questo colore qui, volevo provare il nero e vedere come scrive. Allora inizio con il viola.
La differenza tra i due viola si nota perché avevo quasi paura che non si notasse proprio la differenza. Ci ripuccio nella cialdina ed ecco il risultato. Qui dal davanti al dietro si vede la differenza di due viola, però il risultato è un occhio scuro. E adesso proviamo il nero. Per scrivere scrive, forse ne ho preso anche troppo nel pennellino. Vado, pulisco un attimino il pennellino qui nella spugnetta perché mi sembra di avere un po' troppo colore. E adesso da pennellino pulito cerco di sfumare meglio la colorazione nera. Beh, anche sfumandolo vedete che il punto nero rimane, perché ci sono dei neri che sfumandoli perdono parecchio di intensità, mentre proprio qui l'angolino mi è rimasto abbastanza nero. Ed ecco questi due look realizzati, metto mascara e torno. Ed ecco questi due look con il mascara messo, diciamo, gli ombretti hanno lavorato bene, sono un po' quelle colorazioni che su di me sì, no, boh, diciamo che non so cosa dirvi, cosa aggiungere di questo make-up, posso tanto dirvi che poi sono a gusti personali se le colorazioni piacciono oppure no, comunque posso assicurarvi che gli ombretti si sfumano bene e non fanno fallout. Ed eccomi qui intera, la faccia intera. Questa volta ho utilizzato il mascara di KVD Vegan Beauty, che sarebbe questo qui, e come rossetto ho utilizzato questo rossetto nuovo. Ci sono poi altre colorazioni di Make Up Forever, questo è il numero 110 e sarebbe questo nude fatto così, che visto che gli occhi sono sul scuro ho preferito rimanere sul nude, però devo dire che da distanza questo qui viola mi sembra che spicchi di più. Ok, e ci vediamo nella prossima clip. Ed eccoci qui per un'altra clip con questa palette. Allora, già messo l'arcata sopraccigliare. Adesso nella piega volevo provare questo colore, però nel dubbio che allora lo metto, e se lo vedo troppo arancione ci aggiungo, lo sfumo un po' con questo che è più marroncino. Inizio con l'arancione, forse ne ho preso un po' troppo, pulisco un attimino il pennello così riesco a sfumare quello che ho già messo. Poi questo sarebbe giusto con l'arancione, però per un mio sfizio di provare anche a mettere un po' di marroncino ce l'aggiungo un attimino sopra. Sperando di avere preso poco prodottino ci aggiungo un po' del marroncino. Diciamo che l'arancione si sta coprendo. Questo sarebbe l'effetto più stratificando prima un colore e dopo l'altro. Ed ecco fatto entrambi gli occhi con questo metodo di fare la piega. Di qua mi sembra che ci sia un po' di più arancione, forse. No dai, forse dipende da come anche mi giro con le luci. Ok, allora questa sarebbe la piega con entrambe le colorazioni. Adesso come colore di luminoso provo questo, è scuretto, ha qualcosa di verdognolo al suo interno, e provo questo. Questa sarebbe con la prima passata con il pennello, ci rifaccio la seconda.
Lo prendo con le dita per fare il resto dell'occhio. Beh, sarebbe un colore da fare anche la palpebra piena, però io qui volevo provare un'altra colorazione che poi vi faccio vedere. Questi sarebbero i due occhi che ho messo questo colore shimmer sul scuro, però nella parte finale volevo provare questo colore scuro. Allora, adesso dal vivo se, cioè, sembra un violaceo vinacea scuro 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 e lo provo. Come vedete, ci sta anche questo colorino qui nella parte finale e lo accento un attimino. Vedete che già facendo la seconda passata già è più accentuato, per cui diciamo che è un ottimo sostituto di un nero se non si vuole mettere proprio il nero. Ed ecco questo make-up fatto così. Manca il mascara e adesso lo metto. Comunque questo sarebbe l'effetto di questi ombretti. Ed ecco qui l'effetto con il mascara messo. Molto molto carino anche questo risultato. Ed eccomi qui. Allora, come mascara ho utilizzato il mascara di Kiehl's di Vegan Beauty, come rossetto il nuovo rossetto di Mulac della collezione Milfi numero 62 Momster, che questo sarebbe questo qui, e questo sarebbe il risultato di quest'ultimo make-up che vi propongo. Allora, io adesso vi lascio alle conclusioni finali e anche agli swatch. In conclusione vi dico che questa palette mi piace come lavorano gli ombretti, mi va bene, vedo sfumabilità, resistenza, per cui mi piace il risultato. Vi lascio anche alle foto con gli swatch di ogni riga, per cui 1, 2, 3, 4, 5, per cui 5 foto. Di questa palette, io non posso altro che salutarvi e darvi appuntamento per un prossimo video. Ciao!